Radio.0 presenta Napoli Magazine. A proposito di centrocampo, il nostro grande centrocampista Fabio Gatti. Ciao Fabio, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Partiamo proprio da quello che diceva Carmine, Fabio, alla luce che stavamo un po' esaminando, giocando la partita di domani. Carmine sostiene che è meglio giocare con Iller e Berami anziché Iller e Giorginio centrocampo. Sei d'accordo? Ma dipende, insomma, io penso che dal mio punto di vista Berami sta bene, una pedina determinante per questo Napoli, e penso anche che Ilner sia in un momento buono di forma, ma penso anche che Giorginio abbia delle caratteristiche di verticalizzazione che pochi centrocampisti del Napoli hanno come lui, quindi è una scelta non semplice per Benitez, anche se credo che abbia le idee chiare. Insomma, questa partita è una partita importante che ormai si prepara con la mente da parecchio tempo, quindi penso che avrà studiato la Fiorentina, avrà idee chiare su come giocare, insomma. Quindi non credi che si dannerà molto l'anima a Benitez, ha già deciso? No, ma io credo che abbia le idee molto chiare, perché penso che sia una partita che ormai sia il Napoli che la Fiorentina stiano preparando da parecchio tempo, quindi si saranno analizzati a vicenda i pro e contro degli avversari. Credo che, ripeto, non credo che sia una scelta da ultimo minuto come magari in campionato, dove si lavora settimanalmente sulla partita, quindi penso che le idee siano abbastanza chiare. A proposito di idee chiare, a centrocampo abbiamo detto c'è l'imbarazzo della scelta e Benitez avrà già deciso. Sicuramente qualche problema in più per l'attacco, proprio per quello che è successo sabato scorso a Milano ad Higuain. Se l'argentino dovesse essere disponibile, anche qui scelte fatte, secondo te, Fabio? Beh, no, credo che se come tutti ci auguriamo Pepita sia disponibile, penso che non ci siano dubbi al riguardo. Per quanto riguarda i tre dietro di lui, non lo so, credo sempre che Benitez abbia idee chiare anche su questo, però non ho idea di chi possa schierare. Non so se voi avete qualche idea, però tu come te la giocheresti? Ma io, come ho detto tutto l'anno e vado avanti con la mia coerenza, sicuramente farei giocare Marek dietro Higuain, e poi dipende un po' dal momento di forma. Sicuramente Mertens è un giocatore che può mettere in difficoltà secondo me la Fiorentina, e poi Callejon, Insigne, insomma, penso che il Napoli non sia un problema di chi giochi, se gioca Callejon, se giocherà Callejon, giocherà Insigne, giocherà Pandev, non lo so, però io anziché e Mertens li farei giocare. Quindi il terzo sceglio te. Mi vuoi dare questa responsabilità? Vabbè, ma guarda, te lo dico a fine collegamento chi scelgo. Di sicuro. Invece scelte queste sì, obbligate in difesa, Fabio. Diciamo che come funziona la difesa ultimamente è difficile fare a meno di Reina, chiaramente tra i pali e i quattro difensori che sta schierando più continuamente. Ma sì, guarda, credo che anch'io, che la solidità, che probabilmente nessuno di noi ci aspettavamo, però la solidità e la compattezza di quest'ultimo periodo penso che sia un elemento che durante l'anno sia mancato al Napoli, quindi probabilmente nel momento in cui tutti ci credevano di meno probabilmente si è raggiunti un equilibrio importante, quindi come hai detto te credo che quattro difensori saranno confermati quelli delle ultime partite, che hanno dato sicurezze importanti, certezze importanti a tutta la squadra. Quindi Enrique a destra, Gulam a sinistra con la coppia di centrale Albiol e Fernandez. Speriamo bene, anche perché in effetti la difesa azzurra nell'ultimo periodo è andata abbastanza bene, potrebbe essere la volta buona. Della Fiorentina invece cosa ti fa paura? Nonostante, ricordiamolo, dovrà fare a meno di Gomez, Rossi che andrà in panchina e soprattutto Cuadrado che è sembrato comunque il giocatore più in forma di questa squadra. Ma sì, guarda, la Fiorentina è una squadra
bella da vedersi, bella da anche da affrontare, perché penso che sia una squadra che comunque faccia giocare, una squadra che propone e subisce, però ricerca sempre il gioco. Io credo che tutti quanti dicono che comunque è la verità, la Fiorentina gioca tutto l'anno senza i due investimenti più grandi che sono Rossi e Gomez, però io credo che per l'identità e per il gioco della Fiorentina sia stato più pesante l'assenza di Rossi rispetto a quella di Gomez, quindi chiaro che perdono una freccia che è importantissima, perché secondo me Cuadrado è un giocatore di livello altissimo e quindi la sua assenza sarà sicuramente un punto in più per il Napoli. Però la Fiorentina in ogni circostanza ricerca quello che è la sua identità, quindi la ricerca del gioco, la ricerca di certi fraseggi, quindi è una squadra sicuramente da temere, perché il Napoli è altresì una squadra che fa giocare gli avversari, che non gioca in base all'avversario, quindi una partita difficile anche da pronosticare, anche se penso che sarà sicuramente una partita molto molto bella da vedersi, perché credo e immagino che ci saranno parecchie occasioni da gol, parecchi ribaltamenti di fronte, quindi sarà una partita sicuramente bella, ma una partita dove secondo me sulla carta è favorito il Napoli, ma dove penso che il Napoli dovrà fare molta molta attenzione alla Fiorentina. Fabio, per chiudere, come sempre ci sono tantissime notizie di mercato, però ci sono anche notizie che riguardano alcuni giocatori del Napoli in uscita. Uno di questi è proprio Berami. Ti priveresti di un giocatore come questo? No, non mi priverei mai, perché ho detto prima, è un giocatore che dà grossa sostanza, grosso equilibrio alla squadra, è un giocatore poco diffuso nel mercato italiano ma anche europeo, quindi non so se si è trovato qualche equilibrio durante quest'anno. Leggo anch'io di questa possibilità, sicuramente credo che sia un giocatore molto ricercato, perché come ho appena detto secondo me ha delle caratteristiche importanti, però io penso che il Napoli prima di privarsene dovrà pensarci molto bene, anche se per il gioco di Benitez sicuramente io credo che Benitez ami giocare davanti alla difesa con due giocatori molto abili nel palleggio, molto abili nel giocare la palla, è stato negli anni passati e anche ora, quindi però ripeto, secondo me Berami è un giocatore molto molto importante per una squadra, per lo spogliatoio, per l'ambiente, per tutto. Napoli Magazine. Siamo di nuovo in campo e subito, immediatamente, salutiamo il collega di Canale 8, direttore di 100% Napoli.it, Paolo Del Genio. Buon pomeriggio, Paolo. Ciao Michele, buon pomeriggio a tutti. Già a Roma? No, domani, dobbiamo lavorare a Napoli. Quindi di riflesso avrete la conferenza stampa di Benitez e del giocatore? Comunque siamo presenti in qualche modo. Si sa già chi parlerà? No, non lo so sinceramente, il calciatore non saprei dirtelo. E allora Paolo, a parte le chiacchiere chiacchiere tra virgolette, le parole di Benitez, del giocatore, vediamo di giocare un attimo in anteprima, in anticipo questa gara. Allora, i dubbi probabilmente di Benitez sono a centrocampo e in attacco, ma relativi più che altro alla condizione di Higuain. Se fossi in Benitez in questo momento, su chi punteresti? Ma su Higuain dici? No, proprio un po' su tutta la squadra. No, ma io credo che alcune cose siano state decise la settimana prima di Inter-Napoli, e Inter-Napoli sia stato solamente poi una partita dove lui ha chiesto dichiaratamente nella conferenza stampa del giorno prima delle conferme a quelli che lui aveva scelto, perché quelli sono i giocatori che lui ha scelto, no? Ha chiesto delle conferme, le ha avute secondo me da tutti. Chiaramente Fernandez prenderà il posto di Britos, perché oramai è una gerarchia consolidata. Il fatto che abbiano recuperato Zuniga, Messe e Maggio, hanno giocato poco, nulla praticamente, hanno un po' Messe, quindi non è possibile vederli da titolare, quindi restano Enrique e Gulam. Alla fine, con Higuain che ha recuperato, davvero a meno di una sorpresa Berami, io credo che il vero ballottaggio a questo punto sia tra tre giocatori per due maglie, Amsic, Mertens e Insigne. E chi sceglieresti, Paolo, e perché? Guarda, sinceramente su queste cose
preferisco non dire la mia, ma non perché non ho una mia idea, ce l'ho anche la mia idea, però io credo che Benitez ha visto tutti gli allenamenti, sa come ha preparato la partita, quali cose vuole fare per provare a colpire la Fiorentina, quindi alcuni giocatori sono sinceramente con caratteristiche più adatti per fare certe cose, cioè per dirti, io Mertens lo farei giocare sempre, però se Mertens sarà quello che partirà dalla panchina, io capirò qual è il progetto di Benitez, cioè che Mertens è quello poi più pronto quando entra a fare la differenza rispetto agli altri, quindi anche questo mi sembrerebbe un'idea, non so dire se è giusta, giusta ce lo dirà il campo, però rispettabile, condivisibile. Quindi secondo me aspettiamo le scelte di Benitez e vediamo che cosa fa, tanto comunque chi manda in campo, qualsiasi calciatore manda in campo, manderà in campo, come del resto anche la Fiorentina, assenze o non assenze, tutti e due gli allenatori manderanno delle squadre molto competitive, molto forti, di qualità, due squadre che giocano un bel calcio, due squadre che quest'anno, non dimentichiamo, hanno battuto entrambe, sono le uniche due squadre che hanno battuto la Juventus. Certo, e qualcosa vorrà pur dire. Certo, hanno qualità, sono due squadre che non hanno paura, perché secondo me in Italia la maggior parte dei risultati che ha ottenuto la Juventus, al di là di tutti i discorsi che facciamo su arbitraggi e quant'altro, nascono anche dalla paura che molte piccole e medio piccole hanno nell'affrontare questa squadra, una paura che invece le squadre importanti come Napoli, Fiorentina e Roma si sono scrollate di dosso. Paolo, tornando un attimo su quello che dicevi, no? Per esempio tu hai detto se gioca Mertens si interpreta la gara in un modo, se non gioca in un altro, ci spieghi perché? Perché Mertens è un giocatore che semmai partecipa meno al palleggio ed va subito dentro, quindi subito l'1-2, accelera immediatamente, ed è una soluzione che abbiamo visto quanto ha fatto male alla Fiorentina nella gara d'andata, soprattutto è stato determinante. Certo. Però c'è anche questa possibilità di avere Amsic che ti dà una mano ai due centrocampisti più di Mertens, Insigne che anche lui in fase di palleggio ti dà una mano notevole, e quindi evidentemente la presenza di Insigne ed Amsic, l'esclusione di Mertens potrebbe significare pareggiare molto di più la densità e la qualità nel palleggio in mezzo al campo, per evitare che la Fiorentina prenda il possesso del pallone per troppo tempo, perché non dimentichiamo che la Fiorentina dovrebbe avere oltre a Borca Valero, Pizarro e Aquilani anche Joachim e Ilicic, quindi praticamente di fatto sì, tre centrocampisti, ma come se fossero cinque, perché giocano il pallone, quindi bisogna evitare di lasciarglielo poi tanto tempo, anche se poi in qualche caso lasciarglielo non è detto che sia un male, perché poi se stai bene coperto e gli riparti con la velocità dei nostri, loro poi sono bravi tecnicamente ma non sono fulmini di guerra nel recupero quando si perde il pallone. Quindi praticamente se gioca a Mertens avremo un Napoli forse più capace di attaccare di rimessa, bisogna saper fare, in queste partite bisogna saper fare tutto. Io credo che però l'impatto, essendo una partita secca, una finale, in Napoli queste partite, se era una partita di campionato come fu per certi versi quella di Firenze, Napoli la può anche giocare tatticamente in una maniera un po' diversa, però essendo una finale dove conta moltissimo l'aspetto psicologico, secondo me il Napoli proverà a togliere il possesso palla alla Fiorentina. Certo. E questa è l'arma principale della Fiorentina. Napoli proverà a fare lui la partita, come ha fatto per esempio quasi per tutta la gara a Milano sabato scorso. Praticamente, ecco, giustamente, perché all'andata in campionato il Napoli fu molto molto bravo ad aspettare e a colpire in quel modo, tra l'altro con due... Anche se però se prendi il pallino con la Fiorentina, la Fiorentina ha una grande qualità nel palleggio, non è in assenza di Quadrado, non è straordinaria, anzi non è granché nelle ripartenze, sì. Non ha una grandissima velocità, quindi se riesce a tenere lontani dalla porta col palleggio può darsi che la partita la incanali nel modo giusto. Speriamo bene. Paolo, anche da te un pensiero sull'eliminazione della Juventus, che da un certo punto di vista svantaggia il Napoli, perché sappiamo che se la Juventus avesse raggiunto la finale, addirittura vinto la Coppa, anche il Napoli, come tutte le squadre italiane, avrebbero potuto avere dei vantaggi nei sorteggi. Così non è stato, ma alla luce appunto di quelle che sono le finali, con tre squadre spagnole su quattro, addirittura due che si giocano la Champions della stessa città, quale considerazione possiamo fare? Ma secondo me hanno ancora una volta poi, tranne questo diciamo fenomeno dell'Atletico Madrid, sono andate delle squadre che giocano un calcio di grande qualità. Certo, il Siviglia
è una squadra che fa mordere le mani, si vive in finale perché è il percorso nostro, no? Sì, era la strada nostra, il Siviglia ha eliminato il Porto, ha eliminato il Valencia, noi il Porto per tante ragioni, anche per un po' di sfortuna quella sera non l'abbiamo eliminato, sono andato in ritorno direi, e quindi poi anche il Valencia mi sa che era largamente alla nostra portata, quindi evidentemente è un motivo di rammarico questo della stagione del Napoli, perché la strada era tracciata e si poteva davvero arrivare alla finale. Per quanto riguarda il discorso della Juventus, quello che ho detto un attimo fa, la Juventus se viene affrontata senza paura è una squadra battibile, lo dimostrano tutte quelle europee che l'hanno affrontata, è una squadra importante come il Benfica, è una squadra che secondo me è paragonabile al Napoli, alla Fiorentina, alla Roma, no? Quindi quando sei forte la puoi affrontare, la puoi battere la Juventus, e con le piccole che loro fanno ancora incutono questo timore e riescono a vincere le partite quasi senza fare lo sforzo che invece deve fare il Napoli o altre per vincere queste partite. Vediamo se l'anno prossimo questo cambia. Io credo che poi, al di là di tutto, loro, volendo fare una considerazione polemica finale, ma proprio di un secondo, perché stiamo ora con la testa alla partita nostra e non ci pensiamo a loro. Certo, certo. Però, sinceramente, è secondo me offensivo sentire nei confronti, non lo so, mi viene in mente il Chievo quest'anno, mi viene in mente il Catania l'anno scorso, il Torino quest'anno, mi vengono in mente tante partite dove sono stati degli episodi clamorosi a favore della Juventus, ma veramente clamorosi, e sentire conto di dire che si è sentito preso in giro dall'arbitro significa oltre non avere rispetto, non avere memoria, avere memoria corta e non ricordarsi allora che sentimenti hanno dovuto provare a Catania o a Verona o in altri stadi dove sono successi degli episodi clamorosi a favore della Juventus. Su quello di ieri sera io sinceramente, poi lo stesso Conte alla fine si riferiva a delle perdite di tempo, cioè veramente andare a trovare su una fantasia e un'arroganza spaventose, perché ha parlato un arbitro, non ha rispettato per le perdite di tempo. Io ho visto l'arbitro alla fine ha dato 8 minuti e c'era una squadra in 9, questo ho visto. Assolutamente, assolutamente. No, ma infatti, ma non è un caso, Paolo, che l'applauso più forte che si è sentito dallo Juventus Stadium è quando l'arbitro ha cacciato fuori Gomez, se non ricordo male, o Perez, non mi ricordo male. Perché loro sono abituati ad avere l'arbitro dalla loro parte, quindi lo considerano. No, ma il problema è che queste cose che stiamo dicendo noi veramente molto velocemente, mi spiace dirlo, però veramente non lo so, tu ci sei dentro, c'è qualche altro dentro, ma si contano sulle dita di una mano i giornalisti napoletani, certo, che dicono queste cose, perché altri, non sto pensando a cosa, forse alla loro carriera, non so a che cosa, non le dicono, ed è bruttissimo che un giornalista che comunque si occupa di una squadra, quando deve dire delle cose non le dica, perché è sotto gli occhi di tutti che Sky, Mediaset, Rai non possono parlare, perché è inaccettabile che lasciano dire a Conte certe cose senza intervenire, però questo intanto non lo dice nessuno. Certo, non lo dice nessuno, quello che sto dicendo io in questo momento. No, ma assolutamente. Siamo giornalisti regionali, che ne so io, siamo provinciali, siamo quello che siamo, però se lo diciamo tutti, il risultato può darsi che sia maggiore. Che invece lo lasciano dire a qualcuno soltanto, sono contento per lui. Paolo, in bocca al lupo e ci vediamo domani. Ciao Michele. Ciao Paolo, forza Napoli. Buon pomeriggio al nostro capitano Gianfranco Lucariello. Ciao Gianfranco, buon pomeriggio. Ciao Michele, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Io so che tu non hai remore a dire che proprio la Juve non può lamentarsi degli arbitri. Io vado oltre, Gianfranco, partiamo dalla fine, sì, e poi chiaramente parliamo solo del Napoli. Io vado oltre perché io dico che sì, è vero, arbitraggi e quant'altro, ma la Juve si è dimostrata più forte, è la squadra forse più completa di tutte, quindi arbitri o non arbitri ha meritato di vincere, ma lo stesso discorso vale anche se perde o no. Ma tu ti riferisci al campionato? No, io dico in genere, dall'Europa League verso la finale, o sbaglio? Appunto, in genere, quindi parlo anche di Europa League, di Champions League. Sono ancora dispiaciuto, guarda, proprio assai. Come tutti i napoletani, logicamente. E ne teniamo tanti che ti fanno più. Vabbè, siamo seri. No, non mi è piaciuto appunto il fatto che poi si siano lamentati dell'orario,
Ma quanto volevano? Altre due ore di partita. Il terzo hanno tempo. Giocato, hanno no. giocato contro a 10. Quando, no. quando il Napoli non ce la fa contro a 10, allora il Napoli va a finire proprio sai, sul banco degli imputati. Quando capita, loro hanno parlato proprio che hanno giocato quasi un tempo contro a 10. No, ma Gianfranco, forse devono spiegare che il terzo tempo è quando le squadre a fine partita vanno a centrocampo e si stringono la mano, non è un ulteriore tempo di gioco. No, vabbè, l'hanno eliminato il terzo tempo, come sappiamo. No, mi spiace per Conte che si attacca a queste baggianate, che tali sono, no? Non può dire che hanno avuto 8 minuti, 10 minuti di recupero, che dovevano recuperare, non ce l'hanno fatto, punto e basta. È inutile che una squadra, un club come la Juve si appiglia a queste cose. Ne sono capitate tante, viceversa, alle squadre avversarie, Napoli compresi, o no? Te lo ricordi a Mazzoleni, a Pechino, no? Dai. Gianfranco, a proposito di questo, no? Come diceva Paolo Del Genio prima, non è un caso che Napoli e Fiorentina sono state le uniche squadre italiane nel campionato italiano a battere la Juventus, perché probabilmente hanno affrontato la Juve a viso aperto, giocandosela senza aver paura dell'avversario, e è vero, una volta hanno perso, una volta hanno vinto, però sì, perciò questa finale di Coppa Italia è sentita pure per questo. Ci sono due squadre che hanno fatto quello che hanno potuto, che hanno lottato e hanno dato anche delle belle soddisfazioni proprio nelle partite che hanno giocato contro la Juve, che resta l'avversario, un avversario straordinario per quello che ha fatto da 3 anni a questa parte. E quindi non lo so, anche per me che non sono molto attaccato a sta Coppa Italia, sinceramente, però questa Coppa ha un sapore completamente diverso e sarà piacere. Dispiace per Montella, che è napoletanissimo, è tifoso del Napoli con la sua famiglia, però insomma, se il Napoli, spero che ce la possa fare, al di là del pronostico che è a favore del Napoli, però in questi casi il pronostico fra due squadre che arrivano alla finale non ci può essere. Certamente l'assenza di Cuadrado si farà sentire nella Fiorentina, in un'assenza importante, però credo che loro andranno in campo per vincere con la mentalità di Montella, con dei giocatori che sono di primissimo piano, alla stessa maniera del Napoli. Quindi sarà una bellissima finale, quasi pressoché napoletana, poi se considerate che Montella è l'allenatore della Fiorentina, da quest'altra parte c'è la sua squadra del cuore. E quindi speriamo che alla fine, in un certo qual modo, Montella possa gioire, in un certo qual modo, gioire meno, ma possa gioire. Che tutto sommato, se vince il Napoli, lui gioirà, perché dentro di sé avrà piacere, insomma, e poi andrà diversamente, spero, e penso proprio di no. Va bene, lui gioirà lo stesso, però è meglio se gioiamo prima noi, poi dopo lui. Certo, certo. Gianfranco, quale può essere però, ecco, l'elemento che fa spostare l'ago della bilancia? Allora, siccome a me piace il gioco offensivo in assoluto, quindi con Benitez proprio sono andato in adorazione, allora dico Higuaín, dico Hamsik, Insigne e Mertens a partita in corso. Questo credo che sono, tenendo presente però, ragazzi, Callegon mica è un giocatore qualunque, è uno che ha segnato quanti gol, quanto è arrivato complessivamente, mi pare sui 20 gol. Sì, no? Sì, siamo, sì, se non sbaglio, siamo appena a ridosso dei 20 gol, come aveva pronosticato Benitez, quindi diciamo che deve, insomma, completare l'opera. Insomma, teniamo un potenziale offensivo che fa paura, ragazzi. La difesa, grazie al centrocampo, la mantiene, e allora, insomma. Però, sai, giocando una finale, i calciatori di qualsiasi barricata siano daranno il massimo. Dimenticavo di là, c'è sta Borja Valera che scartoccia sulla destra, dalla sinistra a destra, e che è un bellissimo tiro in porta. Quindi non dimentichiamo Aquilani che fa l'inverso, dalla fascia destra scartoccia verso il centro, e spesso è puntuale con gli appuntamenti.
poi ci sta Pizzarro, e come stanno giocatori di grande livello, perciò dico sarà una bellissima partita. C'è gente che gioca a pallone come se niente fosse, il centrocampo della Fiorentina, palla a terra, superiore chissà a quante altre squadre, in assoluto proprio. Forse ha fatto il più bel gioco della stagione. Diciamo che forse il reparto dal quale bisogna guardarsi. Sì, loro hanno un possesso palla che non è quel possesso palla noioso, la tagliano immediatamente con dei lanci, con palle che mettono la palla sul piede in qualsiasi punto del campo, pure a distanza di 40 metri. Quindi sono giocatori di grande qualità, di grande livello, di visione del gioco straordinari. Perciò bisogna stare attenti a questi tagli, agli inserimenti. È vero che non ci stanno il Rossi e Gomez. Rossi andrà in banchina, lo vedremo forse durante la partita, però insomma chi ci sta non è secondo a nessuno, eh. Sono emozionato perché, signori e signori, vi presento il nuovo allenatore della Juventus, Antonio Pirazzolo. Buon pomeriggio, caro Pirazzolo. Fai poco il pagliaccio e vai a condurre altre trasmissioni, dato che questa si chiama Napoli Magazine. Juventus Magazine.com. A dire queste eresie altrove, non qui. Ma dai, che ieri abbiamo visto uno spettacolo straordinario, dai. No, ti ho detto, io ho avuto difficoltà a prendere sonno, talmente piacere. No, quindi... ma io ho visto uno spettacolo straordinario, e chiamo in causa il prossimo ospite, perché sinceramente ho chiesto che la mia televisione fosse puntata solo ed esclusivamente in tribuna d'onore, punto. E la partita mi è piaciuta. Comunque non perdiamo tempo, buon pomeriggio a Diego Armando Maradona Junior, ciao Diego. Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio Michele. In tribuna d'onore è stato uno spettacolo straordinario, sul campo non so perché ho visto poco la partita. Ma sempre questo giornalista che vuole dare fastidio. Ma perché non è vero, scusa? No, secondo me onestamente io ho visto un bello spettacolo in tribuna e pure in campo. Io mi sono divertito, devo dire la verità, soprattutto quando l'arbitro ha fischiato. Io mi sono divertito. Quando ha alzato, allora mi stai dicendo quando... Un certo Diego Armando Maradona ha alzato il pugno al cielo, come a dire, non è che sto qui per tifare per la Juventus. No, guarda, io credo che su questa storia si sia alzato anche un po' il Verone, un po'... Assurdo. Un po' assurdo, voglio dire. Non doveva andare, ma perché, scusate, non doveva andare? Io credo che mio padre sia andato tranquillamente a vedere una partita invitato da un suo amico, che è Tevez. E chiaramente nessun napoletano ha bisogno di una conferma sul fatto che lui non sia tifoso della Juve, voglio dire, non credo che sia questa la cosa importante, e non credo che sia credo che qualcuno dell'entourage mio padre in questo momento stia un po' esagerando, perché a dire addirittura che la Juve ha pareggiato per l'influenza di mio padre allo stadio, perché se erano stati distratti calciatori e tifosi dalla presenza sua, la Juve semplicemente non ha passato il turno, e di questo noi siamo tutti quanti felici, almeno io sono stato contento. E... vabbè, vado proprio alla sportività, lo sappiamo, quindi. No, va bene, noi sappiamo che noi, come chiaramente io parlo come tifoseria, io sono tifoso del Napoli, c'è una certa diciamo rivalità tra queste due squadre, quindi voglio dire, loro quando noi siamo usciti dalla Champions a 12 punti hanno gioito, io ieri ho gioito. Giusto così. Diego, guardando invece la finale di Coppa Italia, ovviamente c'è un unico risultato che Napoli si aspetta, tu dovendo dare un nome, Higuaín ha recuperato, quindi sarà in campo, Marek Hamšík dovrebbe esserci anche lui dal primo minuto, Mertens o Insigne, però già so che tu sponsorizzi il belga, o sbaglio? Ma guarda, prima di tutto ci tengo a sottoscrivere le parole di Benitez, però fino a un certo punto, perché io credo che sia una stagione comunque positiva per il Napoli, perché
quando nello sport gli altri sono più bravi o più forti di te, devi solo toglierti il cappello. Quest'anno abbiamo trovato la Juve che su 35 partite ne ha vinte 30, la Roma che è stato un rullo compressore. Noi abbiamo fatto credo il massimo da questa stagione, però voglio dire, domani è una partita da vincere, non ci sono scuse, è una partita da vincere, una partita importante, una partita che a prescindere dagli uomini deve essere una partita importante, deve portarci questo trofeo a casa per iniziare già a programmare la prossima stagione, che a detta di tutti deve essere la stagione della consacrazione e magari del contendere alla Juve questo scudetto, non come sempre fino a dicembre e gennaio, ma fino a maggio. Per quanto riguarda i calciatori, io credo che Benitez andrà con la formazione tipo, credo che giocherà Amsic, credo che giocherà Insigne, credo che Mertens purtroppo partirà dalla panchina, ma come ti ho detto prima, l'importante è vincerla, ma se fa autogol Tomovic andiamo a casa, ci va bene lo stesso, 0-1 va bene, ci va bene lo stesso. Sicuramente non bisogna commettere l'errore di pensare di aver già vinto questa finale, anche perché guardando un po' anche ai bookmakers ci danno tutti i favoriti, Diego, quindi questo è un aspetto da non sottovalutare. Il Napoli non deve fare lo stesso errore di quando incontra le squadre meno forti e dice vabbè, ma noi siamo favoriti, vinciamo, ma non ha problemi. Il Napoli la finale non l'ha già vinta, ricordiamoci tutti che chi ha almeno visto una finale in vita sua sa che le finali sono partite imprevedibili. Sono partite secche e imprevedibili. Sicuramente il Napoli, dato le assenze dei giocatori della Fiorentina, dato le assenze di Gomez, di Rossi e soprattutto quella di Cuadrado, sicuramente parte con un vantaggio, quello di essere al completo, però questo non vuol dire vincere la partita assolutamente, ma io già so che questo non accadrà, perché Benitez è un allenatore talmente abituato a giocare queste partite, talmente intelligente, che farà pesare sicuramente farà affrontare in maniera giusta, soprattutto con la mentalità, questa gara. Diego, poi io ieri sera su Twitter ho scritto, beh, se è come dite voi, allora facciamogli un abbonamento in quello stadio, no? A Diego Maradona. No, guarda, io in termini di risultati negativi, se è così facciamogli un abbonamento. Ma sì, sempre vabbè, bello vederlo col pugno al cielo, questo è il senso del discorso. No, ma questo è stato bello, perché chiaramente a casa, tra virgolette, del nemico. Però ti ripeto, io credo che si stiano togliendo un po' troppi meriti forse al Benfica, che è una grande squadra che dimostra che in Europa conta molto il saper giocare certe partite. Ieri Benfica, pur diciamo in maniera difensiva, anche probabilmente in qualche circostanza fortunata, ma ha saputo interpretare e giocare bene una partita importante, quello che fondamentalmente a noi quest'anno è mancato, perché non abbiamo giocato bene le partite importanti con le piccole. Concordo in pieno con Diego Armando Maradona Junior, che ringrazio. Diego, appuntamento a venerdì prossimo, ovviamente sperando di avere un trofeo in più in bacheca. Ciao Diego, grazie. Ciao Diego, grazie. Speriamo bene, grazie a voi. Ciao, Michele, aspetto il messaggio. Appunto, da Roma direttamente, quindi starò lì. Abbraccio a tutti. Ciao Diego. E in effetti quello che dice Diego, Antonio, potrebbe effettivamente verificarsi. Ovvero sì, Mertens arma letale a gara in corso laddove dovessero esserci problemi. Questa è la sensazione. Radio Punto Zero. Napoli Magazine. Antonio, ci sei? Ci sei, Antonio? Certo, io Antonio, però ordino sei? Anche mentre tu ordini trullallero trullallà, non hai niente da fare. Una margherita e noi qua lavoriamo, Sibilla, a differenza tua che stai lì. Poi devo fare i complimenti all'ufficio stampa del comune di Nola, perché per la prima volta, diciamo, negli ultimi due giorni
ho letto anche i nomi di chi fa i comunicati e non ho mai trovato Michele Sibilla, quindi io mi illudevo leggendo Ufficio Stampa Comune di Nola che erano scritti tutti da Michele, invece no, sfatiamo anche questo mito, quindi Sebastiano, il ragazzo non lavora né qui né lì, quindi zero assoluto. Detto ciò, Michele, abbiamo delle notizie. È evidente che ha grossi problemi di comprensione della lingua italiana, la lingua italiana scritta per Azzurro, perché evidentemente non legge bene. Ragazzo, non firma i comunicati, io leggo altri nomi, quindi ho scoperto questo dettaglio. E forse ti manca qualcosa. Vabbè. È come se voi te li facci i nomi, però non è questa la sede. Caro Michele, dobbiamo anche dire che ovviamente c'è stata l'udienza dal Papa, tutti i giocatori del Napoli strafelici, Higuain ha dichiarato che è stata un'esperienza eccezionale, speriamo anche che il Santo Padre gli abbia dato una benedizione speciale proprio per togliere qualsiasi tipo di dubbio sulla sua presenza in campo, anche perché sono tutti d'accordo che Higuain deve esserci perché fa la differenza, è un giocatore che è straordinario, che può e deve risolvere questa sfida. E poi sulle scelte di Benitez, perché molti dicono ma chi schiererà alla fine il buon Rafa, sicuramente punterà sui suoi titolari, Mertens dovrebbe partire dalla panchina, nella Fiorentina credo che invece vedremo Matri, quindi notizia dell'ultima ora dovrebbe essere questa la scelta di Montella, che però non si è sbilanciato. Inutile tornare sull'eliminazione della Juventus dall'Europa League, dispiace doverlo dire, ma Benfica, Michele, ha meritato il passaggio del turno, anche se molti non si sono concentrati su questo aspetto. Io ho visto davvero una squadra molto organizzata in difesa, soprattutto a centrocampo, un gran Gaetan, che non è un nome di uno scugnizzo partenopeo, ma di questo giocatore è davvero bravo tra le linee, forte fisicamente, anche capace di guadagnare metri su metri e fare la differenza, quindi davvero una bella squadra, questo Benfica. Ma dipende dai punti di vista, cioè se stavo scherzando. No, ma ragazzi, allora il Benfica dimostra che quando si arriva fino in fondo a una competizione europea non si arriva per caso. Mi sapete dire il Benfica, mi sapete dire la bacheca, il palmarès del Benfica? Mi sapete dire da quanti anni il Benfica è stabilmente nelle fasi finali di Champions e di Europa League? Mi sapete dire la tradizione, l'abitudine che ha la squadra di Lisbona a giocare sempre ai massimi livelli? Signori, cioè non ci si inventa nulla, non ci si inventa nulla. Lo so, anche perché è una squadra che sicuramente ha dimostrato carattere. Io non so se l'hai vista anche tu la partita, però permettimi di dire, è una signora squadra. Anche per fare la fase difensiva in quel modo, no? Con la Juventus che attaccava, devi essere organizzato. Io vedevo un gran palleggio, una sicurezza anche nella gestione della palla, quindi quando c'è una squadra che merita, e bisogna sottolineare appunto quelli che sono gli aspetti positivi, bisogna farlo senza fare troppi giri di parole. Vero, Yolanda, non bisogna fare giri di parole. Assolutamente no, ragazzi, allora io sono sul lungomare, stava diluviando, appena sono passata con voi in diretta, appena mi avete passato in diretta ha smesso di piovere, quindi per favore parlate quanto più tempo possibile. Siamo come Jovanotti, un raggio di sole. Assolutamente sì. Tra l'altro, Yolanda, innanzitutto buon pomeriggio, ben ritrovata. Buon pomeriggio a te tutti i radioascoltatori, buon pomeriggio a tutti voi. Cosa ti aspetti da questa finalissima? Mamma mia, Antonio, che domande. Noi aspettiamo di vincere, però comunque ci vuole un po' di delle famose parole spese durante i nostri collegamenti, perché non so se te l'hanno raccontato, ma io vi ascolto. Per questo dico, oltre ad ascoltarci, noi siamo un po' gufi, cioè cerchiamo di puntare qualche giocatore in particolare per evitare che... Diciamo anche che la Fiorentina, Yolanda, ha diverse assenze, quindi più... Ecco, più li nominiamo, noi scherziamo. Poverini, sempre, dai. Il nostro è un gioco, però al di là di questo, di sicuro Benitez ci ha abituato nelle partite importanti ad una prestazione dove di sicuro il Napoli non regalerà nulla.
di sicuro scenderanno in campo concentrati per vincere, perché è importante portare a casa un trofeo, sarebbe il primo trofeo dell'era Benitez. Però comunque la Fiorentina, lo ricordiamo, è comunque una squadra imprevedibile, che non solo fa del possesso palla e del palleggio la sua arma vincente, ma anche, ribadisco, della sua imprevedibilità con il modulo, con gli interpreti, perché comunque Montella si è ritrovato più volte a far fronte alle emergenze e quindi ha anche messo in campo la squadra in maniera diversa, senza mai però avere delle difficoltà dal punto di vista del gioco. E poi anche Montella ci tiene comunque a portare a casa il primo trofeo dell'era della Valle, quindi sarà davvero una bella partita. L'abbiamo detto anche su Napoli Magazine nell'editoriale di martedì, una partita dove ci sarà di sicuro il calcio spettacolo, a parte tutti i giochi che possiamo fare, perché noi naturalmente tifiamo Napoli, però auguriamo di sicuro a Montella che sia una bella finale, visto che anche lui comunque ha sangue partenopeo nelle vene. Ecco, tra l'altro ci sarà il Pipita Higuain, presenza fondamentale, sarà lui l'uomo chiave secondo te, oppure ti aspetti qualcosa da Mare Kamtić piuttosto che so da Lorenzo Insigne, che è favorito su Mertens? I grandi giocatori si vedono nelle partite importanti. Gonzalo ha sempre dimostrato di essere presente in queste occasioni, ha sempre fatto grandi partite. Marek anche nelle passate stagioni invece ha comunque insomma peccato un pochino negli appuntamenti che contano, anche se, ripeto, la classe e l'importanza del giocatore sicuro non sono in discussione. Per quanto riguarda Lorenzo Insigne, anche lui ha sangue azzurro nelle vene, quindi anche lui non vede l'ora di scendere in campo per questa finale. E mi aspetto, non so se osare insomma nel dirti che ci sarà lui in campo, ma potrebbe essere che comunque Benitez ripeta l'esperimento Callejon e Insigne come esterni d'attacco e poi al centro Mertens. E sarebbe sicuramente un gran bel vedere. Ma caro Sibilla, ma la senti come è professionale, una professionista vera questa dell'andata di Inter. Fammelo dire, abbiamo già abbondantemente dato. Sono in diretta, no? Quindi con io lei. Non ripeto certe cose per non risultare appunto troppo ragazzi, stucchevole. Ho fatto pure la battuta della gufata iniziale. Non era nemmeno, no, perché voglio dire, questo collegamento tra l'altro non era nemmeno preparato, quindi è proprio quando uno è capace e sa di cosa sta parlando. Io ripeto solo una cosa, la professionalità di una persona quando è certificata, ma soprattutto quando è oggettivamente, quando c'è oggettivamente, non può essere messa in discussione. Vabbè, da nessuno. Ragazzi, punto. Io vi avevo promesso solamente 50 euro a testa, se continuate così poi aumenta la quota, euro, io ce la faccio a pagarvi. Mi sembra tanto quella scena di Totò, Peppeniello, gli euro passano a 100. Ma chi sa, no, assolutamente. Io no, sono incorruttibili, io lo so, siete incorruttibili, quindi non avrei mai potuto nemmeno tentarvi con dei soldi, ecco. Cara Yolanda, guardando invece alla difesa del Napoli, non dovrebbero esserci grosse novità, così come a centrocampo, dove i favoriti sono Jorginho e Hiller. Giusto così? Sì, anche secondo me, perché comunque l'abbiamo già detto insomma in precedenza, le partite prima della finale sono servite a Benitez quasi come test, l'ha detto anche lui in conferenza stampa, per capire quale poteva essere la formazione più adatta ad affrontare i viola di Montella. E comunque al di là di tutto, a me non è dispiaciuto per esempio Britos, ci tengo a dirlo, perché comunque spesso gli vengono date a mio parere delle colpe che non sono nemmeno sue in campo e non mi è dispiaciuto. Però comunque la difesa titolare del Napoli sarà in campo, quindi Britos molto probabilmente sarà in panchina. Jorginho, al di là della prestazione un po' non voglio dire scialba, però non è stata sicuramente una delle sue migliori prestazioni quella precedente a questa sfida, dovrebbe anche lui essere in campo, perché con Hiller è la coppia che di centrocampo che predilige Benitez. Quindi anche in questo caso non ci dovrebbero essere grosse sorprese, nonostante, lo ripetiamo sempre, Rafa Benitez adora poi cambiare le carte prima sì, di sì, ci fa fare pessime figure, guarda, sulle probabili formazioni veramente io ormai
ho gettato la spugna, perché dice una cosa ne fa un'altra. Non è il massimo della vita per noi che facciamo questo mestiere, però ci divertiamo. Però spesso ci azzecchiamo, noi qui, quindi... Sì, non diciamo che sbagliamo quei 3-4 elementi, non di più. Yolanda, io ti ringrazio per essere stata in diretta con noi, grazie mille, un abbraccio a Yolanda De Rienzo. Grazie a voi, forza Napoli, ci vediamo domani a Roma perché è una partita assolutamente da non perdere, e quindi tutti vestiti d'azzurro, lo faccio anche io questo appello perché sto cercando nell'armadio la cosa più adatta e sgarzante per farmi notare all'Olimpico, vestita d'azzurro assolutamente, forza Napoli ragazzi. Ciao Yolanda, ciao, grazie. Grazie a Yolanda De Rienzo e buon pomeriggio a Luca Marchetti, ciao Luca, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Voliamo quindi nella redazione di Sky. Caro Luca, qui stiamo vivendo una vigilia importante perché il Napoli può vincere la Coppa Italia, però il Napoli non deve commettere un errore, cioè quello già fatto contro le cosiddette piccole, perché non è che già l'ha vinta questa Coppa Italia, anche se è favorito. Beh, certo, assolutamente, anche perché la Fiorentina non è una piccola. L'ho dimostrato durante questo campionato, è la squadra che segue il Napoli in classifica a ridosso, anche se voglio dire il distacco c'è, è anche vero che molto probabilmente mancheranno degli elementi importantissimi nell'economia del gioco della Fiorentina, su tutti Quadrato che è sicuramente assente perché è squalificato, e questo può togliere delle armi offensive determinanti forse in qualche istante, in qualche frangente a Montella, però è pur sempre una partita di 90 minuti, la partita secca si sa può regalare sorprese da una parte e dall'altra, quindi bisogna essere molto accorti, ma io credo che il Napoli questo lo sappia, insomma, ecco. Ci sarà Gonzalo Higuaín, una presenza fondamentale per Benitez. Sì, anche perché lui è stato il protagonista di quest'annata, no? Uno dei volti, se dovessimo fare uno spot del Napoli sicuramente metteremo Higuaín. Ha fatto un po' tremare i tifosi del Napoli visto la botta che aveva preso l'ultima partita di campionato. Abbiamo visto le immagini che lo stesso Napoli ha fornito a tutti i tifosi di Higuaín che si allena, quindi ci sta anche un po' di pretattica secondo me in tutta questa preparazione della gara. Poi domani alla fine sapremo chi gioca e chi no, o quanto stanno in forma o meno, però tutti gli infortuni anche che ha lamentato la Fiorentina durante la settimana magari non sono propriamente tutti così gravi come magari si poteva lasciare intendere. Tra l'altro si parla già anche tanto di calciomercato, Marek Hamšík ha fatto sapere che anche attraverso il suo sito ufficiale che a Napoli sta benissimo, non ci sono grossi riscontri su queste voci che lo vorrebbero all'Inter piuttosto che in altre squadre, ecco tu cosa sai su Hamšík? Ma no, quello che ha detto lui credo che sia una situazione abbastanza condivisibile, che possa piacere a Mazzarri credo che non ci sia nulla di male, così come l'Inter, così come è vero che quando vi ricordate si parlava di un Hamšík a Milan, De Laurentiis si lasciò sfuggire, si disse apertamente che se doveva cederlo a qualcuno lo cedeva all'Inter perché con Moratti aveva avuto almeno un contatto telefonico, cioè Moratti era stato l'unico che aveva chiamato De Laurentiis per Hamšík, ma qui stiamo parlando di 2 anni fa, vero, non prima, e non dopo soprattutto, quindi io non credo che ci siano in questo momento dei contatti così fitti che lasciano presupporre una partenza di Hamšík da qui a poco tempo. È anche vero, questo lo dico conoscendo un po' il mercato, che se uno deve andare a prendere un giocatore forte come Hamšík lo paga di meno dopo una stagione non esaltante come questa. Però il Napoli forse non vuole, tra non l'altro vuole dobbiamo fare i cattivi, non può, non lo venderebbe adesso, non lo venderebbe adesso per una cifra di sicuro inferiore ai 30 milioni, perché è un po' quella la valutazione che è stata fatta, ma sinceramente De Laurentiis non credo possa accettare una cifra del genere, ti sono sincero. Lu, poi vedremo, insomma, io non credo che sarà un mercato molto ricco, anche questo, magari ci sarà qualche colpo importante, ma non sarà un mercato spaziale, perché l'economia del calcio italiano è quella che è, e quindi noi, come dire, giochiamo di rimessa, stavolta sì, rispetto alle grandi superpotenze del calcio europeo,
come calcio italiano proprio, quindi credo che la necessità, indipendentemente da chi poi possa essere, come dire, un oggetto di mercato, ma la necessità comunque sia primariamente quella di vendere per comprare, non necessariamente c'è la necessità di vendere, perché magari non c'è la necessità di comprare chissà che cosa. Certo, Napoli che però va completato, e allora ti chiedo cosa c'è di vero dietro questi nomi che sono venuti fuori, ancora una volta Gonalon, di nuovo Koulibaly in difesa, sì. Poi torna e poi va via, un po' come una bella amante, questo nome di Javier Mascherano, il mercato bloccato del Barcellona, poi sbloccato. C'è Pepe Reina che non ci fa capire se resta, nel senso che il Napoli poi dovrebbe acquistarlo dal Liverpool, anche se i rapporti sono buoni tra i due club, però poi va convinto il calciatore che ha un ingaggio molto elevato. Insomma, qual è il punto della situazione, Luca? Perché poi c'è anche il vice Higuain che ci stuzzica, si parla di Gilardino. Ah sì, allora i nomi sono tutti quanti molto credibili, sono credo delle piste che il Napoli stia sondando da anche diverso tempo. Anche lo stesso nome di Gilardino credo che possa essere come idea, un'idea giusta, no? Per il Napoli, che ha esperienza, che non avrebbe problemi eventualmente a, come dire, rimanere in panchina qualche partita in più, visto che davanti c'è un giocatore importante come Higuain, non è più giovanissimo, quindi come idea secondo me ci può stare. Io credo che Napoli cerchi un giocatore così, cioè bravo, di garanzie, che dia garanzie per quanto riguarda il vice Higuain, e che però non crei la pressione di dover per forza mettere in crisi l'allenatore tutte le settimane, ma come lo tieni fuori, ma come non gioca, eccetera eccetera. Per quanto riguarda gli altri nomi, sono nomi che ormai stiamo facendo quasi da un anno. Io credo che una società importante come il Napoli non si inventi nomi sul mercato, nel senso che se non riesce a raggiungere un obiettivo magari ci prova anche per l'anno seguente, salvo che poi possa servire o meno, non sia stato già acquistato un giocatore in quella zona di campo. Quindi Koulibaly per esempio io credo che possa essere un giocatore assolutamente valido per quanto riguarda il progetto di crescita del Napoli. Lo stesso Gonalon, anche sul discorso Gonalon io ho qualche perplessità, visti i rapporti fra De Laurentiis e Olà, quindi fra Lione e Napoli a livello super dirigenziale, insomma a livello presidenziale. E il discorso di Mascherano l'hai riassunto tu, è un giocatore, allora, secondo me il Napoli di questo tipo di giocatori avrebbe bisogno, cioè di giocatori che possano accrescere non solo e non tanto il fattore tecnico della squadra, quanto quello di esperienza, la personalità, esperienza di un certo livello, esperienza internazionale, esperienza nei finali, esperienza di Champions, che forse paradossalmente è quella che è mancata a Napoli, nonostante abbia fatto un grandissimo girone di Champions, ma purtroppo non ce l'ha fatta a qualificarsi. Quindi Benitez questo tipo di mentalità lo porta, e qui torniamo anche alla Coppa Italia, lui è più uomo da Coppa piuttosto che da campionato, parla la sua storia, no? Peraltro lui ha sempre vinto un trofeo il primo anno che è stato in una squadra, quindi come dire, le possibilità per continuare a crescere ci sono tutte. Io credo che Benitez abbia portato quel pizzico di internazionalità in più che al Napoli serviva per fare questo ulteriore gradino. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.